Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi devo dire due cose riguardo a Superbike 2016. Allora, due cose, diciamo, è una sola, ecco, una sola estesa. Allora, parto col dire che ho dovuto fare un aggiornamento all'app, però c'è stato un problema, quindi l'ho dovuta riinstallare. Quindi ho perso tutto quello che ho fatto con la carriera di camera. Ne sto rifacendo una con camera adesso, che non la pubblicherò. Infatti, adesso sono arrivato alla gara di Germania, devo fare gara 2 della Germania, dopo c'è Magny-Cours e Francia, e poi c'è Erez e Losail, che vi avevo detto che quando sarei tornato alla vacanza, adesso sono in vacanza, e vi avrei portato il video della gara 1 e gara 2 di questi due round qui, belli, belli, tutti i giri disponibili, quindi una gara intera. Purtroppo c'è stato questo problema, quindi non farò video, ma inizieremo, quando tornerò dalle vacanze sempre, la nuova carriera con il pilota. Adesso la carriera che sto facendo con Camera 2 questa, sono primo, quindi non va a cambiare le gerarchie, diciamo, dai, quelle non sono, gerarchie, non vanno a cambiare i risultati fatti dai video che ho fatto e ho portato sul canale. Quindi sono sempre primo, ho vinto il campionato a Magny-Cours, che cambia quello dei video, e adesso quando tornerò ho deciso che team scegliere. È una BMW, un team BMW, ma non so quale, cioè non vi dico quale sceglierò di team BMW. Io ho già scelto, ma non ve lo dico nel video, ve lo dirò quando faremo la nuova carriera. Quindi scusate per questa inquadratura che potrà ballare un po' il video in questo modo, perché lo sto tenendo con un braccio il telefono per registrare il video, quindi mi perdonate, ecco. Detto questo, noi ci vediamo domani, per voi domani, per me tra due giorni, con il video 2/3, ecco, con il video sulla nuova carriera. Poi magari vi spiegherò meglio durante il video della carriera nuova. Inizieremo. Il motivo per cui ho dovuto non portare più camera le ultime due gare, perché gli ultimi due round. Quindi vai, ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi, commentate. Commentate anche. Almeno questo video però nei prossimi sì. Vabbè, le solite raccomandazioni ve le dico lo stesso, anche se non c'entro questo video con i commenti. Comunque mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, commentate, mettete mi piace, e ciao a tutti, al prossimo video. Vi faccio vedere bene. Questo è il seguito del video dove ci sono io che parlo. Questa è l'ultima parte, la parte conclusiva del video. E vi faccio vedere appunto che non è tutta una messa in scena, una bugia, chiamatelo come volete. Che più questo. Adesso vi faccio vedere bene. Allora, sono primo, Germania, Magny-Cours, Erez e Losail. Vi spiego bene adesso, dai. Erez e Losail non li porterò, come già detto prima, questa è la conclusione, non li porterò, perché come potete vedere i punti sono 356 adesso, e arrivare a 475
a fine di gara 2 del round 11 non ce la farò ad arrivare, perché mancano più di 100 punti e manca una gara della Germania e due di Francia, quindi non arriverò a 475 e poi i punti non sono neanche 91 come inizio video del video del dove cambierà il mondiale. Faccio vedere tutte le varie novità, faccio vedere infatti qui nella sezione tu Camier, vabbè, pilota preferito, sto facendo la carriera adesso, circuito preferito Philip Island 7 volte, non è così, nessun campionato finito. Per questo, se avessi finito il campionato, ci sarebbe stato qui, dove c'è scritto nessun campionato finito, i risultati, primo, secondo, terzo, altro, fuori dal podio, sarebbe altro, e i punti e il piazzamento di Camier dei video. Quindi, niente. Poi qui, gare totali, 13, prima del problema, aggiornamento, barra, mettiamolo come vogliamo, come ho detto nel video prima, parte iniziale del video, dove parlavo, le gare totali io ne avevo fatte, qua in vacanza ne avevo fatte 80, giù di lì ero arrivato, anche a Vittorio, insomma, a Vittorio su gara veloce ne ho fatte di più. Quindi, siamo ripartiti da zero, come ad aprile, e niente, test rider, li ho recuperati tutti, dobbiamo fare il 13, il 14 e il 15, come stabilito da me, 3 test rider per episodio, e gli obiettivi sono questi, ne ho fatti di molti di più prima del problema. Infatti ne manca qualcuno, ne ho già fatti tanti, però ne manca ancora parecchi ne mancano, ecco. Vabbè, per farvi vedere meglio, ci vediamo. Ciao a tutti.